se è giusto cambiare oppure continuare in una certa maniera. Ci sto pensando anche in queste situazioni, anche perché io non sono uno di quelli che dice: sai che ci stiamo andando bene, va tutto bene, sta andando male, tutto sbagliato. Io vedo sempre cosa c'è da migliorare, dove c'è da aggiustare. Quindi nel momento stesso mi accorgessi che pur facendo bene è giusto anche cambiare qualcosa, lo faccio senza problemi, però devo avere anche il tempo di poterci lavorare, perché sennò diventa tutto fantasia. Mister, collegandomi in parte alla domanda di Giovanni, il suo parere sulla dichiarazione di Zamparini in merito alla coesistenza tra liberale e pastore, ha parlato di difficoltà nel coesistere al centro del campo. Scusa, cioè a me mi riesce difficile contraddire e parlare del mio presidente all'esterno, anche perché dovrei per te parlare solo bene, quindi tutte le dichiarazioni dovrei condividerle. E parto dal presupposto che questo, lavorando in scala gerarchica, soprattutto essendo io un dipendente del Palermo, lui essendo il mio presidente, quindi parto dal presupposto che tutto quello che dice è giusto. Il fatto di giocare lunedì sera dal punto di vista dell'allenamento vi ha dato qualcosa in più? Le condizioni saranno le stesse perché anche noi abbiamo giocato giovedì, ma con il fatto dell'impegno intrasettimanale? È tutto relativo. Io, lo sapete come la penso, per me il calcio è 2:30 della domenica, quindi tutto il resto è relativo, quindi è inutile che stiamo qua sempre di quello, perché è calcio che una volta giochi il venerdì, una volta giochi il sabato, una volta giochi a mezzogiorno, una volta giochi alle 6, cioè questo non è calcio, questa è confusione secondo me, però si fa di necessità virtù. Due cose, hai già un'idea del programma della prossima settimana, nel senso che se c'è lo sciopero confermato cambierai qualche cosa oppure per adesso lavori come se fosse... Io penso che lo sciopero non ci sarà, penso che lo sciopero... No, non è che perché so qualcosa, è una mia sensazione e quindi... Partendo da questo presupposto che lo sciopero non ci sarà, non cambieremo niente. Invece la seconda cosa è, se fermo restando che l'Europa League è probabilmente qualcosa di diverso, hai sentito di dover dire qualcosa al pastore dopo la seconda espulsione di giovedì oppure l'hai ritrovato assolutamente sereno e tranquillo e ha cancellato tutto, pronto per la... Ma io penso che più... Il più rammaricato è lui sotto questo punto di vista. Nel momento stesso, stiamo parlando di un ragazzo molto ma molto intelligente, cioè non è che stiamo parlando nei comportamenti, negli atteggiamenti, nelle dichiarazioni, un ragazzo molto maturo, forse anche più maturo dei suoi 20-21 anni, e quindi più rammaricato, e sicuramente sa che magari non è che ha fatto benissimo, quindi cioè quando tu hai di fronte una persona responsabile, una volta che l'hai rimarcato è finita lì, anche perché quello è il più... Quando hai a che fare con persone irresponsabili allora devi usare magari un po' più il bastone, ma con le persone intelligenti sa anche lui poteva comportarsi in maniera diversa. Deglio, il sostituto naturale di Bacinovic è Liverani, e ti chiedo, ha giocato un'ora in Europa League dopo quasi 2 mesi di assenza, ritieni che possa giocare anche a Napoli senza accusare i problemi, diciamo, di chi rientra in condizione? Ma il sostituto naturale di Bacinovic non è Liverani, come sostituto naturale di Liverani non è Bacinovic, perché cioè, tu dici, cioè, sono due giocatori con caratteristiche diverse, sono magari due giocatori che agiscono in quel ruolo, ma hanno due caratteristiche completamente diverse, ma su questo discorso l'abbiamo già fatto a monte sul discorso di Liverani, che forse è uno dei pochi giocatori caratterizzati, che non c'è il suo clone sotto questo punto di vista, e per forza di cose, quando non c'è il suo clone devi cambiare qualche cosina, perché sennò l'alchimia non è quella giusta. Quindi con Liverani si gioca in una maniera, senza Liverani si gioca con un'altra. Ti chiedevo, secondo te, con giocare due partite? Sicuramente viene da un periodo di inattività,
però non vedo perché non c'è una controindicazione perché possa giocare due partite. Volevo chiederle, visto che conosce molto bene Cavani, se secondo lei questa è una conferenza su Cavani? No, una cosa, non parlo di caratteristiche, di numeri. Risentirà emotivamente del fatto di aver di fronte il Palermo? E completo, passando all'altro giocatore di cui parlano tutti anche questa settimana, c'è Pastore. Il fatto di giocare nello stadio che è stato di Maradona, per lui insomma era una specie di venerazione, in qualche modo, non so se gliel'ha sentito dire, ne avete parlato. Sai cosa c'è? Che io vado a giocare in tutti gli stadi, che è stato di tante altre persone, cioè se ogni volta ci deve essere questo stimolo, ben venga. Cioè, vai a giocare a Milano, c'è stato Van Basten, c'è stato Rivera, vai a Torino, c'è stato Platini, c'è stato Zidane, vai a Roma, c'è Totti, c'è stato Battistuta, vai a Barcellona, ben venga se gli stadi portassero gli stimoli. Mi auguro che Fabio ha fatto questa considerazione. Ma Cavani penso che non ne risentirà, anche perché mi sembra un ragazzo che indipendentemente da Palermo dà sempre tutto, cioè nel senso non mi sembra generoso di natura, ma questo lo dà sempre in campo, ma penso indifferentemente dal fatto che giochi col Palermo, che diceva emotivamente, no? Non è un ragazzo che tu dici c'hai un rapporto, è sempre smorzichi i bocconi, cioè tirarci fuori le parole, è un carattere un po' spigoloso, quindi non, quanto uno c'ha un carattere così, fai fatica anche a capire come reagisce sotto questo, è chiuso, è particolare, sotto, però non è questo qualcosa di negativo, ognuno è fatto alla sua maniera, il bello è che tu magari c'hai 20 giocatori e hanno 20 caratteri particolari e tu ti devi confrontare con tutti e devi trovare la chiave giusta per ognuno, non è quello che ti viene a dire le sue sensazioni, le sue emozioni o che, sei tu che devi cercare di capire, quindi non so come reagirà. Mister, buongiorno. Tra le note positive della partita contro lo Sparta Praga sicuramente la prestazione del giovane Rigoni. Sì. Lei che considerazioni se appunto ha fatto su di lui e se sta riflettendo sulla possibilità di schierarlo titolare già domani contro il Napoli? Ma su Rigoni in generale, ma più che altro sui ragazzi, l'ho detto, cioè i ragazzi magari tu lo vedi in una certa maniera, certe volte fa male, poi certe volte fa bene, poi torna a far male, il problema è che bisogna aspettarli i ragazzi, quindi non mi sorprende che abbia fatto bene il ragazzo, perché già il fatto che sta una rosa al Palermo significa che c'è delle qualità, non è che facciamo il fatto bene fratelli, che teniamo in rosa giocatori, solo che magari uno bisogna aspettarlo un po' di più, uno bisogna aspettarlo un po' di meno, ma sicuramente hanno tutti delle qualità, poi bisognerà vedere se continueranno a estrinsecarle nel Palermo o è meglio magari per loro, per ritornare un po' più forti, magari andarle a estrinsecare da un'altra parte. Sotto questo punto di vista penso che il Presidente si sia espresso, anche se non abbiamo parlato delle persone, ha parlato lui. Poco fa tu hai detto una cosa su Liverani, un giocatore caratterizzato e sui modi, e poi soltanto per capire, da come hai detto mi pare di capire che Liverani con il doppio fantasista, cioè col modulo che utilizziamo adesso, cioè con due o tre quartissimi a punta, imponga alla squadra un qualcosa di diverso, è così oppure no? Cioè, no, ho capito male? Non è così, ho detto solo che le trame di gioco sono diverse, ma questo è un modo di giocare diverso, non ho detto che non possono giocare, perché poi mi mettete in bocca cose del genere. Per quello te l'ho chiesto, perché voglio dire, sembrava... Ma abbiamo giocato anche così, anche l'anno scorso, quindi mi sembra che c'era Liverani o no? Sì, però non c'era, Ilicic c'era una seconda punta, va bene, cioè il movimento era leggermente diverso. Bene, appunto che dobbiamo trovare la giusta alchimia, ma è un'alchimia di gioco, non di uomo, non che uno esclude l'altro. Perfetto, ci siamo capiti. Un'ultima cosa velocissima, come vedrebbe la realizzazione di un documentario di una storia del fatto?
glielo chiedi uno che non ci capisce niente, cioè, che rifugge dalle telecamere, rifugge dai giornalisti, rifugge da qualcosa. Quindi sono la persona meno indicata. Però personalmente penso che se questo possa portare qualcosa di beneficio al calcio Palermo, alla città di Palermo, tutte le iniziative mi trovano favorevoli.